Oggi cucineremo al barbecue un taglio che non avevamo mai provato prima. È un taglio che non si vede neanche così di frequente sui banchi delle macellerie. È quello che il mondo di YouTube chiama come Flintstone Steak. La Flintstone Steak è una bestia di bistecca, chiamata anche come bistecca dei giganti. È un ossobuco enorme, richiede di affettare il taglio di carne in un determinato modo. Infatti questa bistecca, che alla fine trattasi di una bistecca perché è tagliata a fette, viene dalla coscia dell'animale, affettata però trasversalmente rispetto all'osso. Vedete che l'osso ha la classica forma dell'ossobuco. L'ossobuco viene dal polpaccio, mentre questa è proprio la coscia affettata. Tant'è che si riconoscono ancora molto bene tutti i fasci muscolari, sono ben definiti anche mantenendo la diversità di colore. Guardate qua che bello il nodo centrale. E comunemente questi tagli vengono sezionati per andare a essere suddivisi in altro modo sui banchi. Quindi o la ordinate dal vostro macellaio di fiducia, noi ce la siamo fatta mandare invece da Carni d'Elite perché sappiamo che ce l'ha quasi sempre disponibile ed è un taglio che comunemente fa. Vi lasciamo quindi il link in descrizione nel caso anche voi vogliate cimentarvi in una preparazione così, così bella e così grande. È un taglio sicuramente molto scenico perché dà un impatto veramente importante, però dobbiamo ragionare, nel senso che è vero che fare una tagliata con questa bistecca diamo da mangiare a tutta la tavola, è anche vero però che è un taglio di carne con dei fasci muscolari che non sono adatti a fare una tagliata. Pensiamo da dove vengono tutti i fasci muscolari, vengono dalla coscia dell'animale, sono muscoli che si muovono sempre per l'intera vita dell'animale, di conseguenza assumono tenacità, sono muscoli allenati e in cottura diretta questi muscoli rischiano di irrigidirsi e di diventare duri, legnosi, con fatica nella masticazione. Di conseguenza abbiamo scelto di cambiare stile di cottura e passare una cottura indiretta a bassa temperatura lungo tempo. Il taglio arriva già praticamente pulito, non presenta eccessi di nessun tipo, né di grasso né di cartilagini varie, e di conseguenza lo rimettiamo un attimo da parte così che ci possiamo concentrare sulle spezie che andranno a dar sapore al nostro taglio di carne. Abbiamo deciso di fare un rub al caffè, è un rub che abbiamo già fatto tante volte, ma probabilmente mai qua su YouTube. Tutte le percentuali sono sul nostro sito internet che trovate nel link in descrizione. Gli ingredienti però principali di questo rub sono il caffè naturalmente, del cumino e del pepe, una punta di aglio in polvere e per finire aggiungiamo anche del pimenton, sempre che riusciamo ad aprire. Non si apre. Oh, peperone cotto, affumicato, essiccato e poi tritato. Sapore molto profondo e molto buono. Aggiungiamo il sale dei Pirenei per dare sapidità. Sale che abbiamo preso nel nostro ultimo viaggio in Spagna, di cui c'è anche il video su YouTube. Andate a vederlo perché è molto divertente. A spezia pronta, andiamo a rabbare. Poca scuola. Tanto ci avete chiesto come dosare la quantità di rub in base al taglio di carne. Semplicemente bisogna andare un po' a occhio rispetto a quello che è la grandezza del taglio di carne e si lavora quindi più sulle parti di rub anziché sulla grammatura. In ogni caso, il taglio di carne deve essere comunque ben ricoperto e naturalmente più andremo a ricoprire in modo uniforme, più darà gusto alla preparazione. Là, pronto per andare in cottura. Tutta la procedura per la cottura la vediamo davanti al barbecue. Abbiamo deciso di cuocerlo a carbone. Siamo intorno ai 130 gradi in questo momento e la cottura sarà indiretta, di conseguenza deflettore e poi la griglia dove appoggeremo il nostro taglio di carne. La cottura, come sempre, per i tagli lunghi possiamo dividerla in due. Prima fase a bassa temperatura, 120-130 gradi, nella quale andiamo anche ad affumicare con chips, chunks o con i pellet, ed è una fase che durerà circa un paio d'ore. Dopodiché togliamo la preparazione, la avvolgiamo con il foil, che sia d'alluminio o che sia di butcher paper, la rimettiamo in cottura e la lasciamo sempre alla stessa temperatura, sempre a cottura indiretta, finché non raggiunge la temperatura target, che
che sarà di circa roast beef, brisket, beef ribs, picanha e bistecca, 87-90 gradi. Bella, eh? Questa maglietta sta diventando uno strumento essenziale per tutte le grigliate. Portate pazienza che la troverete presto sul nostro store. Chi arriva a vedere il video solo in questo momento pensa che stiamo facendo una pizza. In realtà... Oddio! Sono passate circa 2 ore, più o meno. Cioè, abbiamo terminato la fase di affumicatura e abbiamo deciso di iniziare la seconda fase di cottura. Molto, 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 molto invitante. Si nota che ha fatto parecchio liquido, che è stato raccolto nella vaschetta. Ricordiamo, la vaschetta è solo per raccogliere, non bisogna aggiungere dell'acqua all'interno. Però nonostante ciò, 2 ore non sono assolutamente sufficienti, perché è bella dura ancora, è elastica e la carne bisogna proprio di slegarsi, di sciogliersi, diventare molto più morbida. È per questo motivo che abbiamo deciso di non fare la cottura diretta. Immaginatevi una carne del genere, la cottura diretta, come fate a masticarla? E bella brunita, affumicatura direi che c'è. Il midollino qua in mezzo è un po' un nocciolo d'uranio, ma molto buono. La togliamo giù e andiamo in cucina a fare foil, perché abbiamo bisogno di spazio e tutti gli strumenti necessari. Vedo una teglia. La nostra bestia è pronta per entrare nel foil. Foil che, siccome è molto bagnata la preparazione, abbiamo deciso di farla all'interno della butcher paper. La tipologia di foil la decidiamo anche in base a come va l'avanzamento della cottura. In questo caso umidità ce n'è da vendere, di conseguenza una butcher paper è sufficiente. Anche perché il nostro risultato finale che vogliamo ottenere è una carne sì morbida, ma che comunque si riesca ad affettare. Tenete presente come idea il brisket, quindi carne molto morbida, ma che la fetta rimanga insieme, non come il pulled pork. L'ha ben risvoltato su tutti i lati e adesso torniamo in cottura. Manteniamo la temperatura sempre 120 gradi, massimo 130, così che abbia la sua ultima fase di cottura a bassa temperatura. Abbiamo scelto di non inserire il termometro a sonda perché la controlleremo man mano, soprattutto tastiamo fin quando ci sembra della consistenza giusta e solo allora misuriamo la temperatura. Se volete, all'interno della butcher paper potete mettere un meter, così è wireless e non avete il cavetto che deve forare la butcher per arrivare al controller. Secondo me ci rivediamo tra ancora un 3-4 ore. Abbiamo tolto dal barbecue la nostra bistecca gigante, anche se a tutti gli effetti non ha fatto una cottura classica di una bistecca. L'abbiamo tolto intorno agli 87 gradi, adesso naturalmente gli faremo fare un po' di rest, così che i liquidi, sapete bene che diventano più densi, più viscosi, evitano di uscire al primo taglio. Vediamo come all'interno, lo apriamo, scopriamo il risultato. Bello. E il tirarlo giù non è proprio operazione semplice. Guardate quanto è bella unta la butcher paper. Significa che di succhi, comunque, per quanto sopra chiaramente sembri un pochino asciutto, vi assicuro che di liquidi ne ha. Per l'assaggio opterei per la filosofia formaggio attaccato alla crosta, carne attaccata alle ossa. Lo andrei a sezionare, mamma come si taglia bene, vicino all'osso.
Diciamo che ha fatto uno smoke ring niente male. Guardate i succhi che comunque ci sono ancora all'interno. Però, essendoci diversi tagli muscolari, si possono assaggiare le varie consistenze dei vari fasci muscolari. Tutto sommato devo dire che la temperatura a cui abbiamo tirato giù andava benissimo. Gli 87 gradi, anche i 90 secondo me si può arrivare, ma si mastica bene. E se proprio vogliamo fare le cose fatte bene, dentro nel midollo, deve piacere il midollo, ma direi che è una combo perfetta. Buono, in sintesi direi che è riuscito come esperimento. Secondo me è meglio una cottura lunga piuttosto che una cottura diretta. Però come sempre si tratta di gusti e di stile, di ricette diverse. Una bistecca del genere ci mangia almeno un 15. Buono! Se vi è piaciuto il video o se conoscevate, ma anche se non lo conoscevate, questo stile di bistecca, un bel mi piace, continuate a seguire la pagina e iscrivetevi al canale. Carino, bello. Bello. Provate a farlo anche voi.